Benvenuti, buongiorno, benvenuti su Respira Mondo. E cosa dire, oggi abbiamo fatto la nostra prima mattinata in farm. Allora, siamo un po' provate. Siamo molto provate. Segnate. Lei si è squartata. Cosa dire, a caldo e probabilmente avendo provato subito il packing. Sembra già duro questo, non oso immaginare il picking magari con delle borse addosso. No, ma sotto il sole o sotto la pioggia, perché noi eravamo coperte. Sì. Babi, com'è andata questa prima giornata di lavoro? Di 3 ore. Di 3 ore, tra l'altro, 3 ore e mezza, sono esausta. Allora, da un lato ci è andata bene, siamo al chiuso, non siamo in mezzo a animali strani. No, e l'altra cosa buona è che facciamo un sacco di movimento. Però siamo comunque lei si è fa vedere. Io ho un po' di cioè vabbè, no, guarda, e niente, e anche lei però qualcuno, sì, mani, tutto, vabbè comunque. Però insomma, il contratto l'abbiamo, abbiamo un contratto, siamo pagate a ore. Quindi diciamo che per male, quella che è la situazione, possiamo ritenerci soddisfatte. Non so come passeranno 3 mesi così, mi auguro che non saranno 3 mesi qui, sinceramente. Vabbè, nel frattempo continuiamo a cercare. Sì, magari in ospitale. Magari in ospitale. Giuro che imparo l'inglese e farò la cameriera. Giuro. Ok. Ma sì, dai, intanto vai in farm che impari l'inglese da sola, testa bassa e via. Allora, abbiamo detto quello che facciamo. Prendiamo le arance che scendono da un rullo. Però no, va spiegato bene. Ok. Non è facile. Stavo dicendo, non è facile da spiegare perché, insomma, però dopo concretamente è molto semplice il lavoro. Praticamente c'è una barra, un rullo che scorre, dal quale escono una certa altezza, un metro e mezzo, no, forse 2 metri di altezza, escono dei mandarini. Ci sono diversi corridoi da cui escono vari mandarini e ci sono delle casse con dei numeri che non ho ancora capito. Con dei numeri, e noi dobbiamo mettere la scatola, attaccare il numero. I mandarini scendono fino a una certa quantità, la macchina si stoppa e poi noi dobbiamo spingerlo perché dietro c'è un altro rullo che le porta via. E dopodiché dobbiamo prendere da dietro un'altra cassa. Fortunatamente sono di cartone, non in legno, quindi sì, ringraziamo. E praticamente niente, riattacchi l'etichetta nuova, rimetti la nuova, metti una sorta di cartone davanti per far sì che non sparano fuori perché escono tipo mitragliatrice. Avete presente quando giochi a tennis lo sparapalle? Esatto. Ecco, così, e ti fai due palle tante. Rende proprio. Esatto. E quindi niente, a un certo punto devi parare i mandarini per fare in modo che non sparino fuori. Però cioè, non, sembra semplice, però contate che io e lei dovevamo gestire quante bocche? Secondo me una decina a testa. Sì, almeno. Almeno una decina, e sono veloci, per cui cioè, si riempie velocemente e tra l'altro bisogna anche andare a pulirle. Un po' a sinistra, un po' a destra, correre a destra, a sinistra. Se appena appena una è un po' più spostata, il rullo te le porta via, ti cadono tutte una dietro l'altra. Abbiamo fatto un disastro. E se cadono butti, quindi ti senti anche uno schifo perché butti via tutti i mandarini della scatola. Io qualcuno l'ho raccolto l'ho rimesso dentro, mi sentivo, anch'io. Non ce la facevo. Io all'inizio li ho rimessi tutti via, poi dopo è arrivata la signora e mi ha detto no, poi dopo li ho rimessi, dai, ma è un peccato. Vabbè, non li diamo noi. Io a un certo punto cercavo di cantare o di ripetere nella mente delle poesie per riuscire a far passare il tempo più velocemente, non sapevo più cosa inventarmi. Io pensavo al weekend. Cioè, però, dai. Va bene, regalo di compleanno. Regalo di compleanno. Bel contratto di lavoro. E via. Non so dove sta andando, seguitemi. Io sono passeggero, prima o poi lo capirò. E allora, noi diciamo sempre che non è così facile, in realtà una mattinata e l'abbiamo provato, quindi sì, non possiamo lamentarci. No. Come abbiamo detto prima, è alienante assolutamente, però siamo al coperto. Sì, no, dai, dobbiamo dire che ci è andata bene.
alla fine ci pagano bene a ora. E, ci hanno fatto il contratto. Sì, non sappiamo bene quante ore non riusciamo sappiamo. A fare al giorno. Oggi ne abbiamo fatte 3, poi ne faremo domani giornata piena. Domani piena, detto lunga. Late night. Cosa voglia dire? Lo scopriremo. Ad avere un po' domani. Di musica nelle orecchie sarebbe stato sicuramente più facile. Sì. Poi probabilmente siamo così provate anche perché è stata la prima mattina, cioè, ci hanno preso e ci hanno buttate lì. Siamo arrivate, ci hanno detto qui, ci hanno spiegato. Ma grosso modo, questa qua poi ci odiava, questa era quella che doveva spiegarci, ci odiava, quindi. Sì, non è stato proprio un benvenuto. No. Però fa parte del gioco, no? Certo. Come diciamo, quando sei dura. Servirà qualcosa, ci facciamo veramente le ossa, fisicamente è provante, penso non quanto il picking, però è no, ci siamo mosse, ci siamo sì. mosse. E siamo distrutte, quindi riusciamo sì. a parlare veramente poco, sicuramente l'obiettivo è quello di non stare qui tantissimo, sarebbe bello trovare in una cittadina meno fantasma. Magari ecco più verso il mare, voglio dire, poi io... Comunque qua vale per gli 88 giorni, quindi comunque è già qualcosa. C'è qualcosa. Considerato che paghiamo il caravan park $75 a settimana. A testa, comunque già in 3 ore oggi ce li siamo portati sì. a casa più o meno. Sì. Quindi direi che va benissimo. Non siamo in mezzo ad animali strani, non siamo sotto le intemperie, quindi vabbè. Non ci possiamo lamentare, no. Come regalo di compleanno un contratto di lavoro va più che bene, sono venuta qui perché volevo fare esperienze diverse, volevo la farm, minchia mi è arrivata la capo e collo come si dice, però sono convinta che una volta che ci stabiliremo, una volta che prenderemo il ritmo, magari sarà un pochettino più facile, sono sicura che andrà sempre meglio. Sicuro. Ci sposteremo sul mare, faremo esperienze fighissime, anche se in questo momento non nego io di essere un po' demoralizzata. E ringrazio il cielo che siamo in due, perché io ho sempre fatto la figa, ho sempre detto e prendo, vado da sola, già il van non me la sarei sentita di guidarlo. Il van, la macchina è fondamentale sia per cercare le farm, perché se non avessimo bussato porta a porta no. sarebbe stato penso impossibile, anche perché non c'erano backpackers, non l'abbiamo trovata su internet, quindi zero. Così e per arrivare alla farm, anche per andare a lavorare, perché non organizzano, non tutte le farm almeno organizzano il trasporto dalla città alla farm, quindi è proprio necessaria. Sì, non saremmo fondamentale, riuscito. No. E niente. Oggi andremo in un caravan park, faccio una bella doccia. Sì. Ecco, necessaria. Sì, sì, diciamo che mi aspettavo un compleanno diverso, meno faticoso e meno... È un po' più compleanno, però. Sì, però... Però l'ho voluto io. Dai, recuperiamo ho voluto la bicicletta, mi tocca pedalare. E sì, sperando di non lavorare questo weekend, perché occasionalmente giusto. Si lavora anche il weekend giusto. In questa farm, quindi vediamo, però se posso darvi un consiglio, fatelo in due, almeno in due, perché è allenante e devastante, secondo me da sola. Sì, almeno nelle break si fanno due chiacchiere, ci si supporta un pochino, è sì. molto più leggero. Quindi niente, da questa faccia devastata spero di dare notizie un po' più, con un mood più, non ci manca il sì. sorriso, però sì, non è una passeggiata. Sembra molto più facile e divertente quando lo vedi fare agli altri, lo viene raccontato sui social, sembra tutta una figata, ti dicono è un'esperienza da fare e boh, chissà cosa penserò tra qualche mese, però è tosta, non lo nego. Cosa dici tu? Che è tosta, Evo, però intanto sono da fare, stiamo portando a casa soldi, 88 giorni, quindi ci vuole un forte cercare, sì, ci vuole una forte motivazione, se no secondo me non tanto spirito d'adattamento, tanta voglia di fare,
Non so neanche bene quale sia il mio perché ad oggi, cioè... Sì, dire che magari comunque ti lasci aperto in questo modo la possibilità di stare più di un anno nel caso in cui tu volessi girarla veramente bene bene, dici almeno ho la chance. No. Questo è, almeno sì. Per me. Da un lato sono felice di avere 34 anni e non poter fare il terzo anno, quindi di non dover fare 6 mesi di farm, perché appunto le farm non sono obbligatorie in realtà. No. Non è l'hospitality, non lo è nulla. Servono e si fanno solo nel momento in cui vuoi rinnovare il visto e quindi fare quell'anno in più qui. Quindi scelta altrimenti nostra. Altrimenti no, è vero. Ce la siamo voluta noi e quindi sì. Te vediamo. Io dicevo, madonna, ma io 3 mesi così mi spa... Cioè, ammetto, ed è una cosa di cui non vado particolarmente fiera, che a un certo punto ho detto, ma io mollo, ma io qua che cazzo ci faccio? Ma perché? Ma io me ne torno... C'è stato un momento dove ho detto, io torno in Italia, non sono pronta, non, mi sono sopravvalutata, non ce la posso fare. Poi ho detto, no, col cazzo, cioè stai qui e lo fai perché è un passaggio. L'ho un po' vista come è un livello da superare per poi avere tutto più facile, per poi avere tutto in discesa, e me lo auguro perché... Sì, di sicuro, ma anche perché poi una volta finiti questo 88, cioè tu puoi fare qualsiasi lavoro ovunque, cioè puoi trovarti un bar, ma anche in una città, capito? Sì, la cosa negativa è che tu sei testa bassa e lavori. Sì. Quindi in realtà non impari, non ti alleni con l'inglese, non... Quindi non lo so, però va benissimo così per ora. Sì, ce la faremo. Ma sì, sono contenta. Pensavo fosse più difficile trovarle, invece alla fine in un giorno comunque l'abbiamo... Si è suicidata anche il telefono, non ci sopporta più. Sono cadute anche lui. Vabbè. Comunque no, dai, dobbiamo essere positive, grintose e trovare semplicemente una routine che ci faccia stare bene, tirare un po'. Basta, tutto qua. Tutto qua. Per oggi è tutto. Per oggi è tutto. No! Happy birthday! Non chiedermi di cantare perché sennò... No! Ho cercato... Scusami. Esprimo un desiderio? Esprimo un desiderio, auguri! Grazie! Qua agenda! Sì, ma guarda così! Alla prossima. Grazie.